Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui con un nuovo video dedicato a Shadow of the Tomb Raider. Il gioco l'avete visto, mi è piaciuto parecchio, c'è la mia video recensione o recensione se preferite leggerla. Oggi cosa vediamo? Vediamo un contenuto extra o meglio, un contenuto facoltativo del gioco, cioè vediamo insieme la prima tomba o la seconda tomba, quindi nessun tipo di spoiler sulla storia, nessun tipo di spoiler su nient'altro. Vi faccio solo vedere come sono strutturate, quindi guardiamo la prima insieme che io ho già fatto, quindi non so neanche se mi fa rifare gli enigmi interni, comunque lo vediamo insieme. Io mi sono diretto direttamente qui al diretto direttamente bruttissimo, ma va bene. Sono andato comunque in questo primo falò da cui parte la tomba, perché è proprio nelle immediate vicinanze. Ho preferito partire da qui. Allora, guardiamolo insieme. Vediamo un po' questa prima tomba, che eccola qui, è segnalata da un po' di vernice gialla. Le tombe sono sicuramente molto meglio strutturate rispetto al precedente Tomb Raider, sono fatte meglio, hanno una struttura più ampia, gli enigmi sono fatti sicuramente con più, ecco, con più intelligenza, vi porteranno via un po' più di tempo del solito e hanno la loro ragion d'essere. Quindi vediamo un po' se me la fa rifare questa tomba qui. Io spero vivamente di sì. Vediamo un po' dove andiamo a finire. Io ovviamente, ragazzi, il gioco l'ho già completato, quindi non c'è il rischio di scoprire dettagli strani o comunque c'è già fatti. Allora, qui ovviamente io ho un'abilità che mi consente di vedere le trappole. È un'abilità che potrete acquisire a un certo punto del gioco, quindi io vedo già queste frecce. Ok. Ovviamente erano inoffensive, però. Allora, andiamo avanti. Dunque, se non sbaglio. Ah, oddio, qua non c'è acqua. Se mi tuffo mi sa che mi ammazzo. È che proprio non me lo ricordo, quindi è un po' come se fosse una mezza blind run. Allora, vediamo intanto, scuoio quest'animale. A posto così. Allora, mi sa che mi devo buttare giù. Vabbè, proviamo. Sono morto? Sì. Ok, sono morto. No, perché avevo visto l'acqua giù, pensavo mi dovessi tuffare, ma evidentemente ho calcolato male questa opportunità, questa possibilità. Allora, vediamo un attimino. Ovviamente, ragazzi, poi c'è anche un altro video, sempre dedicato a Shadow of the Tomb Raider, che è per quanto riguarda l'endgame. Quindi, allora, andiamo avanti, veloci, veloci. Ok. Non so se riuscirò a farla tutta la tomba, perché in effetti. Ok, devo salire sull'albero. Avevo dimenticato questo dettaglio, mica da ridere. Ok, a posto. Allora, una cosa importante, ragazzi, il livello di difficoltà lo potrete gestire come vi pare. Ci sono tre livelli di difficoltà legati alle diverse componenti di gioco, cioè potrete settare la difficoltà per il combattimento, per gli enigmi e per l'esplorazione. Per l'esplorazione cosa succede? Se togliete tutti gli... Ecco, da qui mi sa il tuffo, o no? Se togliete tutti gli aiuti... Dovrò arrampicarmi per passare oltre. Se togliete tutti gli aiuti, non c'è più la vernice fresca che vi indica chiaramente dove andare. E questo potrebbe poi ovviamente mettervi un po' più in difficoltà se è la prima volta, insomma, che passate da una zona. Ed è una cosa che io ho molto apprezzato, perché molti, ecco, molti si sono lamentati del fatto e vabbè, ma il tragitto è sempre indicato, il tragitto è sempre lì con la vernice, vi fa capire dove dovete andare. In effetti non era il massimo, no? Forse era un po' troppo semplice. Allora, Impossibile, vediamo non un ci po' sta qui. Probabilmente nient'altro. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. devo andare qua. E davvero non ricordo, quindi sto proprio facendo. Dunque. Ma mi sa che questa non è la parte giusta. No, allora mi butto giù. Allora, io sono venuto da qui? Proprio non mi ricordo, vediamo. Sono venuto da qui o no?
Non mi ricordo. Allora, se c'era una pianta da cui mi sono lanciato, sì, altrimenti è la strada sbagliata. Allora, io mi sono lanciato da qua? Boh, mi sembra di sì. Dunque, vabbè, qui si muore. Non credo di poter arrivare laggiù, tipo in nessun modo. No. Comunque mi sono lanciato da qua, sì. Ok. Vado da questa parte. Vediamo se riesco a trovare la via. Dunque, forse qui. Ok. A posto. No, non me ne ho reso conto della... Qui sentite, ci sono dei versacci perché... No, io sono arrivato da questa parte. No, ok. C'è un campo. Dunque. Di qua. Ok. E questa è la prima tomba, cioè questo per farvi capire come sono state, ecco, sono molto più grandi. Sono molto più grandi, sono anche molto più interessanti, devo dire, sono aumentate anche in numero. Insomma, hanno fatto un gran bel lavoro per quanto riguarda le tombe. Tra l'altro nel Season Pass, cioè con i DLC futuri che usciranno, sono state già preventivate altre tombe. Quindi preparatevi, insomma, perché... Tomb Raider vuole puntare parecchio su questo aspetto, ma è anche giusto così perché voglio dire è anche il nome del titolo. E quindi, ecco, farle meglio sicuramente è uno dei punti a favore di questa nuova trilogia, che appunto termina a quanto pare insomma, l'avete letto, no? La recensione parla chiaro, è un po' un nuovo punto di partenza per Lara Croft. Intanto io continuo a fare questa tomba, vediamo se riesco a farla tutta, non lo so, vediamo. Può essere che arriva alla fine, può essere anche di no. Vediamo un po'. Perché ecco, effettivamente ragazzi, non mi ricordo se, cioè non so se me la fa fare tutta o se le parti già superate non me le segnala più, insomma, questo è tutto da vedere. Ok, io mi lancerei qui. Ok. Sembra un po' di fare il giro dalla stessa parte, però... Sì, in effetti ho fatto il giro dalla stessa parte. Molto bene. Cioè, quindi inutile, ho fatto un giro inutile, sostanzialmente. A posto così. Perché la prima volta che fate la tomba, ve lo dice chiaramente, vi dice... Da questa parte si esce, da questa parte si va avanti, eccetera, eccetera. Invece stavolta non me l'ha detto. Sintomo del fatto che probabilmente non mi fa rifare le stesse cose. Io comunque in ogni caso adesso passo da qui velocemente, faccio sto saltino e vado dalla parte opposta, perché ho visto che c'era un'altra strada che mi portava a questo punto dalla parte corretta. Ok, e via. Allora, che era qui dentro il cunicolo, sì. Filo qua dentro e cambio strada. Ci sono arrivato in 2 secondi per fortuna. Ok. E ok. Quindi dritto per dritto. Non da qui, ma da qui, perché da quella parte si esce. E allora cambiamo strada. Oh, ci siamo. Ecco qua. Questa è la prima tomba, sì. Mi sembra che è proprio la prima. Guarda, è fighissima comunque questa scultura che si vede sullo sfondo, è proprio incazzatissimo quel dio Maya che viene rappresentato. Ok, andiamo avanti. Probabilmente mi devo calare con la corda, non devo salire. Infatti, mi calo. Ovviamente, ragazzi, la cosa che mi preme dirvi è che ad ogni tomba, cioè allora il superamento di ogni tomba, Tutto pieno,
vi porta ad acquisire una nuova abilità che altrimenti non potrete avere normalmente. Quindi, ecco, questa cosa è piuttosto importante da dire. Perché le tombe non sono, ecco, buttate lì tanto per, hanno la propria ragion d'essere. Allora, qui con rampino mi devo lanciare a mezza altezza, ok? Ok, a posto. E andare di qua. Allora, qui c'è una struttura. Questa però non si tira via, esatto, perché c'è un enigma da fare, dunque. Dovrei legare questo filo al... però questa qui si ruota. Allora, ruotiamo. Questo è uno degli enigmi, ragazzi, eh. Ovviamente all'inizio sono tutti molto semplici, no? Poi andando avanti la cosa diventa molto più complessa, ma ovviamente dipende pure da che livello di difficoltà selezionerete. Dunque, allora qui c'era questo che va tirato assolutamente. Ok. Allora, adesso dovrei essere portato indietro perché la leva si è... Però aspettate, perché... se non sbaglio, c'era una cosetta da collegare. Vediamo se riesco a trovare un filo. Ecco, lì. Vediamo se riesco a farlo da qua, eh. No, qui ovviamente è coperta. Allora, vediamo lì in fondo. Dunque, mi devo ricordare, Impossibile, effettivamente ci sta non nient'altro. mi ricordo qui la risoluzione dell'enigma. Allora, no, devo. Ok, mi sono ricordato adesso. Ok, praticamente devo rallentare il movimento della cassa, in modo tale che una volta tirata questa leva fa un po' di resistenza col filo, ma io ho perlomeno il tempo di salire sopra. Allora, quindi allora, questo filo lo taglio. Questo filo lo taglio. Dovrei girare allora, vediamo se ci arrivo da qui. Però mi sembra di no. Forse sì, vediamo. No, ok, ci arriva. Vediamo se riesco a fissare la corda qui. No. No. Allora mi devo mettere in una posizione differente, vediamo un po'. Ok, mi devo mettere dalla parte bassa. Ok. Allora, rifacciamo tutto. Da qui. Vediamo se riesco ad arrivare. Allora, sostanzialmente dovrei ruotare nuovamente. Ora, il filo si spezzerà, ok. Ma se riesco a farlo da qui. E ok. Mi lancio da qua, creo la resistenza col filo e tiro la leva. In modo tale che sì, riparte, ma riparte con un po' più di lentezza. Vedete, c'è il filo che la trattiene. Io ho il tempo di lanciarmi e di conseguenza di arrivare dalla parte opposta e quindi di raggiungere la tomba. Di raggiungere il centro della tomba, perché poi lo ricordo, voi dovrete arrivare
dove c'è la tomba, la parte centrale che contiene un tesoro, contiene uno scrigno. E quello è ciò che vi servirà. Sostanzialmente all'interno di questi scrigni c'è un tesoro, c'è un'abilità nuova da avere, da raccogliere, e quindi funzionano così le tombe. Allora, mi sa che siamo arrivati più o meno alla fine più o meno, della tomba. Io qui ho paura a lanciarmi perché se no muoio male. Non mi ricordo la strada, però probabilmente è quella giusta. In ogni caso, allora salgo un attimino qui. Dunque, allora io devo arrivare qua. Devo arrivare qui. Vediamo se riesco a passare senza morire qua. Beh, sicuramente morirò. Sono morto. Ok. Ah no, non sono morto. Alla grande. Mi sono lanciato a caso perché non ricordavo la strada. Ok. Andiamo su. Su, ancora, ancora, ancora. Ok. Ok, e arrivo poi al centro della tomba. Qui, se non sbaglio, c'era il sarcofago, quello che mi serviva, insomma. Ovviamente l'ho già fatto. Quindi, primo enigma davvero molto semplice, ma vi posso assicurare che poi andando avanti le tombe diventano molto più complesse, molto più, ecco, ben fatte, eccetera, eccetera. Forse non era il centro? Infatti mi sa che non era affatto il centro. Però vabbè, più o meno ci siamo. È tipo qui. Qui vicino. Questa, se non sbaglio, ragazzi, è l'uscita, che mi sta facendo fare il percorso a ritroso, in mezzo ai rami. E se non sbaglio, questa è proprio l'uscita. Perché poi dalla parte centrale della... Sì, è l'uscita. Dalla parte centrale della tomba poi c'è sempre una zona in cui è molto più facile trovare l'uscita, cioè vi fa tagliare sostanzialmente. Sì, comunque l'uscita. Ok, sì, è assolutamente l'uscita. Ok, ragazzi, questa è la prima tomba di Tomb Raider. Ci tenevo a farvela vedere perché se questa è la prima ed è già strutturata meglio, vi lascio immaginare come sono fatte quelle successive. Quindi, insomma, è un titolo che per quanto riguarda anche queste, chiamiamole, missioni secondarie, si difende piuttosto bene. Ragazzi, io per il momento è tutto, vi faccio poi vedere anche un video con l'endgame, facciamo una carrellata dei contenuti. Per il momento è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!